streetlights shine down on Blessing Avenue. Lovers, they walk by, holding hands two by two. La fatica c'è, però devo dire che ogni volta che metti di sci è come la prima volta. No, è un corso molto bello e io auguro a tutti voi di divertirvi tantissimo e che insomma sia una giornata fantastica. Grande spettacolo anche quest'anno alla Iguiglia per la quinta edizione di Sci di Fondo on the Beach, manifestazione sportiva goliardica presentata dal comune di La Iguiglia, da Bottero Sci e da Eccoci Eventi. Una giornata in cui si sono uniti sport e divertimento all'aria aperta, ma dove non è neanche mancata la solidarietà. Ragazzi, oggi siamo con l'organizzatore ufficiale di questa di questo evento molto originale che è Sci di Fondo on the Beach, quinta edizione, Marco Dottore. Quanto è difficile realizzare una montagna in spiaggia? Facilissimo realizzarla, diciamo, qua fisicamente. Sì. Questa è una bella montagnona. Sì. In spiaggia ne abbiamo realizzati due, ma come ostacoli quest'anno, non è che abbiamo fatto delle montagne. Non lo so, l'hai fatto te il campo, mi chiedi a me. Allora, come... un bel campo, devo dire che i nostri sportivi, gli ospiti che arrivano un po' da tutte le parti d'Italia, molto la Clusone. Come mai Clusone? Perché mia mamma è di Clusone. Ecco. È bello in famiglia, però devo dire che Clusone porta anche dei campioni, no, campioni italiani importanti qua. Sì, Clusone, a parte che è il paese di mia mamma, però ci sono tre campioni italiani, juniores, aspiranti, insomma tre categorie del 2014, quindi sono dei campioncini e hanno, ogni anno vengono. Senti, ma quanto è bello organizzare un evento così, dove c'è quel pizzico di pazzia, c'è la professionalità, c'è l'aspetto sportivo, l'aspetto, diciamo, dedicato alla solidarietà. Abbiamo curato un po' tutti i dettagli, è bello. È bellissimo ed è divertente e lo fai con meno tensione, cioè è più piacevole. Senti, poi Bottero Ski, devo dire che è il partner ideale. Sì, Elio Bottero è eccezionale, è un grande uomo come me, insomma mangiamo sempre, questa è la cosa. Senti, poi... L'ultima riflessione è sulle Iguiglia, una città che risponde bene sempre a tutti gli appuntamenti. La Iguiglia è bellissima perché c'è una sabbia anche meravigliosa, uno spazio per fare questa gara grande e una città, un borgo più bello d'Italia. La Iguiglia è un borgo, è uno dei borghi più belli d'Italia, quindi poi tipicamente ligure rispecchia insomma la caratteristica del territorio, quindi va benissimo. Per sapere di più, Sci di Fondo on the Beach con una sola o una. scidifondoonthebeach.com. Ha detto lui, Marco Dottore. Luca Galtieri, ciao. Il giudice Marco Dottore è pronto sulla linea per controllare la regolarità di partenza. Vai Luca, diamo il ritmo, diamo il tempo alla gara. 3. Sì, aspetta, bellamente, vieni qua Stefania. Tu di 3, 2, 1 devi arrivare, però vai. No, tu di 3, 2, 1 perché... 3, 2, 1. Via! Signori, ufficialmente partiti, la prima gara, vai Luca, con il tuo. In mattinata a dare il via alla manifestazione è stata la campionessa mondiale e olimpionica Stefania Belmondo, presenti anche tre campioni di categoria di sci nordico: Davide Balduzzi, campione italiano juniores, Nicola Fornoni, campione italiano aspiranti, e Martina Bellini, campionessa italiana allievi. Siamo alla Iguiglia per questa manifestazione sulla spiaggia e abbiamo cercato di portare anche gli sci di lo sport di montagna al caldo e speriamo insomma che sia una bella giornata, che ci sia tanto pubblico e che la gente si diverta tanto.
subito spazio agli amanti del Nordic Walking. La prima gara ufficiale è stata poi quella di Ciaspole e Pesto, che ha visto come protagonisti gli studenti della scuola alberghiera di Alassio, che in due giri hanno realizzato sotto gli occhi increduli degli spettatori il famoso pesto ligure lavorato al mortaio con tutti i suoi ingredienti. Allora, siamo qui con i ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Alassio per una gara particolare di pesto al mortaio. Ci sarà una staffetta che i ragazzi dovranno affrontare con le ciaspole e ad ogni giro dovranno aggiungere un ingrediente rispettando rigorosamente la ricetta originale, che prevede prima l'aglio, il sale, i pinoli, il basilico, il formaggio e l'olio. E ci sarà una gara sia di qualità che naturalmente di velocità. Apprezzato e visitato anche il villaggio curato da Bottero Scie Partner, dove sono state presentate le nuove tendenze della montagna. In piazza la Proloco di La Igueglia ha invece accolto tutti con gustosi piatti tipici. La prima parte di giornata si è conclusa con un fatto curioso: la prova in bici di Franco Giuseppe Cianti, temerario di campione d'Italia, che ha compiuto l'impresa di andare in bici sull'acqua con la shuttle bike dalla Igueglia all'isola Gallinara. Rayman Beat e Hard Lemon, fa sembra un po' il gioco del gatto col topo in questo momento, rallenta vistosamente il numero 234, chiederemo al giudice se il comportamento regolamentare, partono di nuovo insieme, 225 e 235 con la maglia numero verde. Maglia verde, anzi, la squadra di Rayman Beat in canotta, invece con 235 la squadra di Hard Lemon. Sfida in famiglia qui, e quindi non è facile, insomma, umiliare i propri amici, ma il potenziale sembra più grande. Adesso parte la frazione con la sfida vera tra Hard Lemon e Rayman Beat, è l'ultima frazione e questa è la frazione che deciderà chi sarà il vincitore di questa semifinale per sfidare poi le pippe per quanto riguarda la finalissima di Sci di Fondo on the Beach 2014. Ancora il vantaggio che aumenta di Hard Lemon rispetto alle pippe, è il numero 238 che prende vantaggio rispetto al numero 206 che non ce la fa rivenire, ed è la squadra di Hard Lemon che chiude il vantaggio e accende la finale. Sci di Fondo on the Beach torna alle Igueglia, e se torna alle Igueglia e se c'è Sci di Fondo on the Beach perché c'è Bottero Schi. Sì, certamente, è un connubio ormai collaudato da parecchi anni che ci dilettiamo in questa gara goliardica di sport e risate, diciamo. Ecco, ma tu che segui tanti appuntamenti, devo dire, sportivi seri, partecipare e prendere parte a Sci di Fondo on the Beach, che cosa ti dice la gente? Beh, è una cosa bella, è particolare, piace a tutti l'idea così. Poi ogni anno voi vi inventate delle cose nuove da aggiungere e diventa sempre più pepato, no? Senti, ma unire la montagna al mare è giusto? Giustissimo, siamo, anzi, poi Liguria e Piemonte siamo proprio cugini, diciamo, è giustissimo collaborare, fare delle eco-marketing. Ma come il mare ospita la montagna, se qualche località di mare volesse andare, che ne so, in Piemonte, a Limone Piemonte, a fare una tappa invernale, puoi venire allora? Vi ospiteremo volentieri.
Potremmo fare, ho già parlato con la responsabile dei cuochi dell'istituto alberghiero, potremmo fare il pesto durante una gara di sci. Questa è una cosa bella, dunque nasce oggi ufficialmente? Nasce oggi. Senti, Botaroschi è sempre presente, devo dire, con le sue linee innovative. Quest'anno quale sarà la novità? Continuiamo a produrre degli sci nuovi e soprattutto nell'abbigliamento stiamo facendo un salto di qualità, ci siamo affidati a un produttore di livello number one, diciamo. Come la radio, number one. Senti, per sapere di più c'è anche un sito ufficiale dove si può col carrellino fare la spesa. Certamente, www.botteroschi.com. Grazie. Prego, ciao. La Eguaglia sempre più protagonista, ancora una volta con lo sci di fondo on the beach, ma con tanti sport alternativi, una città che vive tutto l'anno. Sì, vogliamo farla vivere tutto l'anno, anche con questa manifestazione dimostriamo che si può fare tanti tanti sport, anche che con noi non c'entrano poco o quasi nulla, diciamo, lo sci proprio alla Eguaglia, la neve non la vediamo quasi mai, noi abbiamo sempre il sole, la spiaggia, il nostro mare. Avete unito molto bene la spiaggia, la montagna con un'attività nuova, nuova nel senso che sta avendo un grande successo in tutto il mondo. Il Nord Walking sicuramente è un progetto molto importante, siamo il secondo parco ligure certificato, sta prendendo molto campo questa disciplina, una disciplina che fa bene sia dal punto di vista salutistico, dal punto di vista atletico, una disciplina molto interessante che da quest'anno in avanti la Eguaglia sta promuovendo e posso dire che funziona. Un evento pazzo e scatenato che ha coinvolto 3 anni fa, se non sbaglio, Radio Number One e Luca Viscardi. Ti diverti però, eh? Assolutamente, io ho cominciato anche a fare sci di fondo da allora. Sulla neve però è un po' strano, vado sulla neve e mi guardano un po' strano perché metto gli sci in quella situazione un po' così, meglio qua invece sulla spiaggia. Senti, Radio Number One che è presente anche in Liguria, eh? Sì, in Liguria sì, allora Imperia, Sanremo, Genova, La Spezia, Chiavari, Lavagna, ci devono scusare gli amici della Piana di Albenga e di Savona, ancora non ci siamo ma prestissimo, speriamo. 2, 1. Sai che il 202 si è incazzato con l'altro, ha guardato male perché fa le colpita. C'è stata un'occhiata che gli ha dato, l'ha fulminato, è stato molto colorato in questa sua partenza. E molto vai prima, vai Luca. Allora, un leggero vantaggio quello di Hard Lemon in questo momento, ma la gara è veramente serratissima, vedete che sono veramente a una incollatura di distanza, proprio vicinissimi, e al momento dell'ostacolo viene colmato quasi il tra i due atleti che arrivano praticamente insieme, ancora praticamente attaccati, prende però leggero distacco a Lemon, chiusione in vantaggio rispetto a quello nervoso, sta cominciando ad accumulare vantaggio nella seconda frazione delle 5 a disposizione il numero 232. Nel pomeriggio sono poi ripresi i giochi con la più classica delle competizioni, la gara dei gozzi, seguita dalle gare di slittino, ciaspole, sci di fondo, turisti e gruppi goliardici, che hanno visto in gara il team del Fiat 500 Club Italia di Garlenda ed il team Zazà del nuovo locale di La Eguaglia. Stores alive as the evening's underway.
Dunque, è giusto divertirsi, ma sport e solidarietà, devo dire che il binomio è perfetto. E l'AIRC c'è ancora? Esatto, l'AIRC c'è ancora e organizziamo eventi per raccogliere fondi per la ricerca e quindi ogni anno siamo qui alla Aigueglia contenti e felici che Ecoci Eventi organizza questa bellissima manifestazione. Ecco, per coloro che sono a casa, che magari vogliono dare un aiutino lo stesso a distanza su questa manifestazione, sulle mille manifestazioni, ma soprattutto per l'AIRC, per la ricerca, come possono fare? Allora, possono o passare dai nostri uffici a Genova, e se siete troppo lontani versare un contributo con un bonifico bancario o conto corrente postale, quindi sì, potete aiutarci. C'è un sito ufficiale? C'è un sito ufficiale www.arc.it, oppure potete partecipare alla prossima manifestazione con l'Azalea della Ricerca l'11 maggio, che anche ad Alassio ci sono diverse piazze. Alla Aigueglia lo Zaza Blues, un locale innovativo, un locale che non c'era, potremmo dire, e che ha inventato Attilio De Alberi, che ha portato qui una ventata di particolarità, di innovazione, non i soliti cocktail, non i soliti cibi, non le solite patatine, neanche la solita musica, Attilio. Assolutamente, sì, perché crediamo che in queste situazioni di crisi l'unica soluzione è fare qualcosa di nuovo con energia e ottimismo, immettere una nuova energia nel sistema. Quindi differenziarsi e creare qualcosa che veramente possa soddisfare la curiosità. Vogliamo stimolare le persone a educare, se vogliamo, le persone a nuovi gusti nel cibo e nella musica. Don't do what's there, don't do what's not there. Cioè non fate quello che c'è già, fate quello che non c'è. Rudy Mascaretti è il direttore artistico del Zaza Blues, che è un locale che nasce un po' con una filosofia particolare. Anche quest'angolo di cielo dove ci troviamo ci parla di un qualcosa di molto particolare, studiato, ricercato. Sì, oltre il cielo non c'è il limite, un po' questa era la filosofia di una famosa celebre frase di Miles Davis. Questo locale l'abbiamo un po' pensato sullo stile del Blue Note, Milano, oppure questi club newyorkesi dove la gente si incontra per parlare di musica, per ascoltare buona musica, non musica commerciale, e si crea un'atmosfera particolare come nei nostri live. Siamo contenti perché stiamo riuscendo in questo intento. Da questa parte la Mona Lisa, un po' particolare, da questa parte Alexandra, questo è il tuo regno. Il mio. E da qui che nasce? Che cosa porti sul banco? Nasce tante cose, prima di tutto il cocktail è un po' più particolare, quindi con una decorazione che è invenzione mia e certi cocktail invenzioni miei. Quindi ricette segretissime? Assolutamente sì. Non possiamo scoprire niente qui? No, non vi dirò niente. L'unica cosa che ci rimane da fare è provare, gustare. Assolutamente sì, ci sono gusti per tutte, giustamente per tutti. Sono sia cocktail dolce, quindi che invenzioni mie, sono invenzioni miei, sia cocktail secchi, sia anche cocktail analcolici. Brenton arriva da dietro l'angolo, solo Johannesburg, giusto? Sì, giusto. E sei arrivato qui alla Aigueglia per portarci tutte queste delizie, perché per carità ci sono anche le fave col salame, è forse la cosa più semplice. Poi? Salame di tartufo, poi abbiamo... Ah, salame al tartufo. Poi abbiamo le tortillas, il famoso couscous al turkey, poi abbiamo... Il ceviche. Ai pesci spada, che è un piatto del Pacifico più che altro, e poi abbiamo il polpo
e anche da mangiare per tutti, per gente che è vegan e anche per gente normale. Anche per i vegani, quindi? Anche per i vegani, perché il nostro prossimo progetto è di fare di mattina aprire un health bar, che in teoria avrò tanti prodotti, tanti frullati. Non avesse capito, Zazza Blu, tanta roba.